Tu hai fatto un libro che invece è un saggio, non è un romanzo, anche se l'argomento è molto romanzato. Questo sì, è un testo. È un libro, diciamo, due note che io ho verificato. Nel tuo caso il libro ho iniziato a leggerlo, non l'ho finito, ma essendo diviso in cinque parti, ho letto le prime due. Tu parli del tema del comunitarismo. Intento o quello del sociologo, inteso quello del sociologo Tognes. Che io non conoscevo, Tognes, francese, che come Aristotele spiegava come la famiglia sia, qua tu sarai già applaudendo, come la famiglia sia il centro e la forma a forme concentriche, allargandosi si forma la comunità solidale e unita, antitesi al modello di società contrattualistica e moderna. Ma forse c'è, allora spiegacelo meglio te, che qui intanto crei un grande entusiasmo di leone. Che sì, sai. Sì, sono pronto con 300 domande con te, vai, non vai. Come con la ragazza di prima. Vai. Allora, no, io sono un teorico del comunitarismo, che è una posizione nata negli Stati Uniti negli anni 70, dove praticamente si crea questa alternativa di idee che si oppone a quella dell'individualismo capitalista. Noi viviamo in una società dove si impone un modello dove le persone devono pensare a se stesse e a fregarsene della cooperazione, in sostanza, quando tutti i dati ci comunicano che cooperando si hanno maggiori risultati che lavorando individualmente e cercando di fregare gli altri. Quindi questa è la base da cui nasce storicamente. Poi in realtà nella storia della sociologia noi troviamo tanti personaggi, tanti studiosi che possono essere inseriti nel pensiero comunitarista. Io quindi porto questa idea dove la famiglia, no? Quindi è il principio di ogni ragione, no? Dalla famiglia nascono i figli, che poi ovviamente avranno altri figli, e quindi a legame di sangue si apre, si allarga come una specie di tribù nei tempi passati, e ovviamente in questo tipo di ragionamento abbiamo una solidità e anche una solidarietà che oggi invece nel sistema contrattualista non troviamo. Il contratto cosa fa? Io e te facciamo un contratto in relazione a questo, quello che scriviamo, se qualcuno bara e cerca di fregare l'altro si va in causa e tanti saluti, insomma. Vai. Allora, sì, no, mi interessa. Ho sentito un Sì, sì, no, ti sto ascoltando, perché la famiglia è una società naturale, no? Quindi non c'è da firmare niente. E anche a te faccio questa domanda, perché quando uno scrive un libro c'è un motivo, ok? Qual è il motivo per cui tu hai scritto questo libro? Allora, io questo è uno dei 10 libri che ho scritto, mi sono occupato sempre di argomenti poco conosciuti. Il motivo è questo, quello è il testo Sovranismo è in relazione a quello che avviene, no? All'attualità in cui viviamo, in questa società europea dove non solo le persone sono individui che agiscono per interessi singoli, ma anche le nazioni, no? Noi guardiamo come mai non si è fatta questa Europa che dovrebbe essere un punto geopolitico in un mondo molto più piccolo di quello che c'era 50 anni fa, no? Perché ogni nazione ragiona per interessi individuali, no? Quindi noi abbiamo la Francia che fa i suoi interessi e ha fatto un disastro in Libia, e questo disastro ha provocato dei danni sia per la questione energetica italiana come per altre motivazioni, che infatti le questioni dell'immigrazione noi le abbiamo subite dalla Libia molto spesso, oltre che alla Tunisia. Quindi è un testo che si porge nelle questioni di attualità, soprattutto è fatto di piccoli articoli veloci in modo che siano facilmente comprensibili, perché noi dobbiamo ricordare che purtroppo l'Italia è il primo paese del mondo cosiddetto occidentale ad avere il più alto tasso di analfabetismo funzionale, quindi cose semplici, precise e ben specifiche. Siamo in collegamento con Fabrizio Fratus, che ha scritto Sovranismo, un'occasione per l'Europa. Quindi questo libro, questo saggio, che è, diciamo, un saggio teorico sul comunitarismo o antitesi dell'individualismo, ma che relazione c'è? Insomma, è un po' una roba che sta a destra, giusto? Diciamo.
Allora, il comunitarismo in questo, nella mia interpretazione, viene collocato un po' a destra, perché comunque... Ecco, ma allora fatti fare una domanda, che relazione c'è tra, diciamo, la destra reganiana, che un po' è questo, che è un po' la fondatrice dell'idea dell'individualismo edonistico, con questo tuo principio che sempre sta da quella parte dell'ideologia? Non c'è proprio nulla che collega il taccerismo, la visione reganiana a una visione di comunitarista, proprio siamo agli antipodi. Proprio negli anni 70-80, infatti, in America nascevano le prime comunità di studiosi e di organizzazioni, comunità interne agli Stati Uniti, piccole comunità che si auto-organizzavano proprio per andare in contrasto al modello reganiano. Quindi è proprio in antitesi, diciamo. Quindi diciamo che il primo nemico di questo, diciamo, pensiero, di questo modo di stare insieme, di questo modo di concepire la società, che viene collocato a destra, è stato il più grande successo della destra degli ultimi 50 anni. Beh, mettiamola, io direi che è un po' diverso, insomma, il tipo di destra che tu stai descrivendo è una destra liberale capitalista, quindi è una destra che spesso si allontana moltissimo dalla base ideologica che la destra dovrebbe avere, che è quella della visione che trascende la vita, perché noi dobbiamo ricordare che la destra nasce dove? Nella Rivoluzione Francese, ed è rifiuta tutto quello che è la Rivoluzione Francese, e in relazione a quello ha un collegamento verticale verso Dio e i valori tipo la patria, tipo la famiglia, e tipo un senso valoriale trascendente, anche spirituale. Mentre quella è una destra materialista, perché il capitalismo e il modello reganiano è tipicamente modello capitalista di stampo ateo e spesso, se non sempre, di tipo ultra individualista, ultra personalistico, quindi è proprio un modello di destra che è in antitesi con quello che è l'origine della destra storica in rapporto alla Rivoluzione Francese. Cioè, hai visto quando si fanno le domande giuste come si alza il livello? Eh già. Volevo chiedere quando ti ho incontrato, ma abbiamo avuto l'occasione di condividere, di rendere comunitaria questa riflessione. Che cosa scopriamo di nuovo nel tuo saggio che non è stato detto prima? Qual è la scoperta? Perché poi tu sei anche uno che, diciamo, spesso va avanti con alcuni ragionamenti, a volte troppo avanti, e magari però troppo in anticipo. Esatto, arrivare in anticipo non sempre ci consente di essere puntuali, come diceva mio nonno. Sì. Io facevo un ragionamento nei miei testi, e c'è anche il sovranismo, della questione che noi viviamo in una società dove si crea continua emergenza, continue paure, vengono create nella società le paure alle persone. Quindi noi, studiando Elias Canetti nel suo testo Massa e Potere, scopriamo che quando una persona entra in un contesto di paura si forma con le altre persone una massa. Quando c'è la massa non esiste più il pensiero individuale, vi è un pensiero comune. Cioè la massa si muove in relazione a quello che è quel pensiero, quindi capiamo perché ci sono questi tipi di emergenza. Allora, perché dove lo collochiamo nella situazione in cui viviamo oggi? Nella questione della clima e dell'inquinamento, che vengono sovrapposti, ma clima e inquinamento sono due cose completamente diverse. Per esempio, la questione climatica, noi possiamo andare nel passato e vedere facilmente che come si può dire che c'era la Groenlandia che era verde, oggi è ghiacciata, quindi la questione del clima non c'entra molto con l'uomo, no? Metti insieme un po' tutto. Ma sei un po' negazionista? No, io non sono negazionista, al contrario, il clima cambia, varia, però dobbiamo capire quanto l'uomo incide, perché se noi parliamo di inquinamento, allora io inviterei tutti i progressisti, no, che ci parlano di qua, no, dobbiamo mettere le batterie, le auto con le batterie. Bene, facciamo questa cosa, poi ci spiegheranno come si risolvono altri problemi, però perché non invitano a ripopolare la terra di piante, che è il primo elemento che pulisce l'aria, no? La CO2, ce lo insegnano alle elementari, se non sbaglio, qualcuno se lo ricorda? Dove sta la fregatura? E dove sta la fregatura?
ah, che di là è un business, di là quello là è un business, no? Fare la transizione energetica è un business che va a fomentare le casse di alcuni noti, per essere, quindi noi avessimo tutti la macchina elettrica, coimentati tutti gli appartamenti e tutto quanto fosse in ordine, comunque il clima cambierebbe. Ma questo io non lo so, perché non ci sono studi su questo. Noi sappiamo soltanto che se tutta l'Europa nel 2035 avrà macchine elettriche, quanto è così, inciderebbe probabilmente, senza dati, non abbiamo la certezza perché non stiamo provando, perché una cosa la teoria, una cosa la pratica, probabilmente del 9% a livello mondiale. Se noi invece portassimo avanti il progetto del Green Wall, il muro verde, che è la riforestizzazione dal Sudan al Senegal, quindi sono 7.000-8.000 chilometri di piante, di terreno, e c'è già il progetto e quant'altro, altro che 9%, perché riprodurremo un ciclo naturale di quello che invece stiamo distruggendo, cioè riporteremo la vita normale della natura, quindi non dell'ambiente. Questa è una differenziazione molto importante, no? L'uomo fa l'artificio, crea artifici, l'ambiente che cos'è? Anche la stanza in cui siete voi è un ambiente, un artificio, certo. No? Mentre la natura è un qualcosa che esiste dall'origine, e quindi noi dobbiamo ricreare l'ambiente naturale. E come facciamo? Ovviamente mica possiamo tirare giù le città. Allora, dove c'è il deserto, recuperiamo il deserto e riforestizziamo tutto, creando dove c'era la morte la vita, perché dove c'è il deserto c'è la morte, ricreiamo la vita. Questo ragionamento non esiste in giro da nessuna parte, che ed dici? È semplicissimo, e ce lo insegnano alle elementari. Che dici, Leon? Allora, secondo me lui è sicuramente in buona fede, nel senso, una persona che crede in quello che dice e che dice molte cose che a me interessano e piacciono. Il rischio, quindi, è che si faccia... Il libro è comprato, via. Sì, sì, anche il tuo, esatto. Bravo, bravo. Anche oggi c'è un Frejus, passo a tavola. Bravo Frejus, bravo Federico Frejus, bravissimo. Allora, ascoltami, adesso parte le battute. Hai affrontato mille tematiche, tutte importanti, tutte urgenti. Esatto. Sai a me cosa spaventa? Il fatto che attaccato al sovranismo ci sia una sorta di odio forte, inveterato, incondizionato nei confronti del sistema, quando in realtà il sistema andrebbe condizionato partecipando con le regole democratiche, partecipando alle elezioni, facendo opinione. Invece vedo un mondo di sovranismo che si sgancia dal sistema e comincia a urlare in maniera un po' sconnessa, partecipare. Hai assolutamente ragione. Io infatti, quando nei miei convegni parlo di questo tema che ha introdotto, spiego una cosa semplicissima: se io gioco a un qualsiasi gioco, devo utilizzare quelle regole, no? Se io gioco al Monopoly, quelle sono le regole, se no faccio un altro gioco. Il sistema in cui sono è quello della democrazia parlamentare, visto che mi ha introdotto questo argomento. Proprio per quello io devo utilizzare questo tipo di regole che tu hai appena accennato, per cercare di cambiare, influenzare il sistema dalla parte che io ritengo giusto in questo caso, no? Ma qual è il problema? Faccio un esempio perché io cerco di semplificare sempre le cose per farmi capire. Facciamo un esempio sulle questioni intellettuali, no? Perché in questi ultimi giorni c'è stata una questione intellettuale, no? Allora, qua si dice che a sinistra sono tutti intellettuali, a destra non c'è nessuno. Ma io faccio una domanda semplicissima: ma prima dell'arrivo del nuovo governo, la massa, non dico le piccole parti, piccole così, cosa conoscono? Chi sanno chi sono Veneziane, Cardini, che è professore alla Sorbona, no? Franco Cardini, Alessandro Campi, Solina, Scabona, cioè tutta quella marea di intellettuali che sono a destra, ma nessuno li conosce. Perché il problema è questo: se le regole sono viziate da chi detiene, come dire, il potere, in questo caso, e introduco un altro argomento, Gramsci aveva insegnato che cosa? Che la cultura è la base per avere il potere. E stavo dicendo se noi conquistiamo dal basso la cultura e quindi alziamo, partiamo dal basso e la portiamo poi verso i livelli più alti, poi è evidente che la cultura e tutto il sistema culturale e tutto il sistema sociale saranno basati sulla cultura
che è stata tra virgolette immessa dal basso. È quello che abbiamo vissuto in questi ultimi decenni, con il fatto che adesso un po' le cose stanno cambiando per varie motivazioni quindi cosa si comporta? Che certe persone, certe idee vengono un po' affrontate in modo diverso, perché se noi ragioniamo sempre con gli stessi schemi è evidente che non esisterà mai quello che era stato detto prima, un discorso di dialogo, mal che ci sarà invece un discorso solo di essere espulsi dal sistema culturale e quindi reazioni di urla e quanto veniva detto, che è vero, è successo e purtroppo è un problema. Beh, mi sembra che gli elementi, quando un libro produce tanti spunti, tante riflessioni, apporta novità, ti fa pensare a cose che non avevi pensato, è già un libro di successo, al netto del botteghino, che è un fattore più commerciale. Credo che il tuo libro abbia raggiunto questo obiettivo. Infatti eravamo con Fabrizio Fratus, Sovranismo, un'occasione per l'Europa. Io ti ringrazio e ti strappo la promessa di ritornare da noi per parlare di questi argomenti, perché come hai visto ci hai conquistato, vero Federico? Sì, argomenta lui. Bene, ok, Fabrizio. Io ringrazio, gentilissimo, e buona giornata. Buon weekend.